Avete mai notato che ormai i telegiornali e i canali di informazione mainstream diffondono praticamente solo notizie negative o capaci di causare preoccupazione e paura alla gente? Tra guerre, crisi ed epidemie è normale perdere la pazienza e chiedersi: oh, ma in questo mondo esistono anche notizie positive oppure stiamo peggiorando sempre di più? La risposta è che le notizie importanti che parlano di scoperte positive per il progresso della vita dell'uomo esistono, solo che vengono sistematicamente censurate nel caso si rivelino un po' troppo vantaggiose per il bene comune. E quindi nessuno di noi sa mai niente. Purtroppo queste affermazioni non sono il risultato di fantasie complottiste e la dimostrazione di ciò la possiamo trovare analizzando l'incredibile storia di Anatoly Bruchkov, lo scienziato russo che ha fatto un'incredibile scoperta scientifica in grado di migliorare, letteralmente, la nostra vita. Prima di tutto, qualcuno di voi ha mai sentito parlare di Anatoly Bruchkov? Probabilmente la risposta sarà no, ed è assolutamente normale, in quanto è esattamente il risultato della macchina della censura accennata poco fa. Quindi è doveroso partire dalle basi. Chi è Anatoly Bruchkov e quale incredibile scoperta ha fatto? Ebbene, leggiamo questo articolo. Il batterio immortale che ci regalerà l'elisir di lunga vita, scoperta di un team di scienziati russi. Nel dettaglio, il batterio è stato scoperto 6 anni fa dal dottor Anatoly Bruchkov, capo del Dipartimento di Geocriologia dell'Università Statale di Mosca. È stato intrappolato nel permafrost di un sito noto come Mammoth Mountain, nella Repubblica di Sakha, la più grande regione della Siberia. Ma adesso andiamo ad analizzare le ricerche fatte da Anatoly per saperne di più su questo incredibile batterio, chiamato Bacillus F. La questione chiave è ciò che fornisce vitalità a questo batterio, una questione complicata tanto quella del ruolo dei geni umani nello sviluppo delle cellule cancerogene e come curarle. Il permafrost cui ci riferiamo risale a 3 milioni e mezzo di anni fa, quindi siamo abbastanza sicuri che il batterio sia rimasto per tutto questo tempo isolato dall'esterno, ma stiamo ancora lavorando per dimostrarlo. Si potrebbe dire, conclude Bruchkov, che nel mondo esistono batteri immortali, esseri immortali, non possono morire, più precisamente sono in grado di proteggere se stessi. Le cellule umane non sono in grado di proteggersi dai danni, questi batteri sì. In poche parole, stiamo parlando di una possibile scoperta capace di rivoluzionare completamente il mondo della medicina e quindi della salute dell'intera umanità. Tuttavia, ora servono delle prove un po' più concrete, perché altrimenti si tratta solo di una affascinante teoria. La prima prova in grado di dimostrare che non si tratta solo di chiacchiere la possiamo trovare osservando la popolazione locale. Il batterio sarebbe in realtà presente in tracce nelle acque della regione. Il permafrost si sta sciogliendo, osserva, e credo che questi batteri entrino nell'ambiente, nell'acqua. Così la popolazione locale, il popolo Yakut, per molto tempo ha assunto questi microrganismi con l'acqua e queste persone sembrano persino vivere più a lungo rispetto ad alcuni altri paesi. Ma ovviamente questo non basta. Così, fino al 2015, sono state eseguite sperimentazioni in laboratorio su topi e insetti e i risultati sono stati sorprendenti. Abbiamo fatto numerosi esperimenti su topi e moscerini della frutta, ha spiegato Bruchkov, e abbiamo osservato gli incredibili effetti dei batteri sulla loro longevità e fertilità, ma non sappiamo ancora esattamente come funziona. In poche parole, è stato trovato un batterio risalente a 3,5 milioni di anni fa, capace di autoripararsi, e il suo effetto su animali ha dimostrato un possibile aumento di vitalità e fertilità. Sembra quindi essere la svolta nel mondo della medicina, ma manca ancora un passo fondamentale, la sperimentazione diretta sull'uomo. Ed è proprio qui che Anatoly Bruchkov decide di compiere, con grande coraggio, una mossa forse un po' estrema, iniettarsi da solo il batterio dentro il suo corpo. Leggiamo la sua storia. Scienziato russo, più sano, con iniezioni batteri, vita eterna. Nel dettaglio,
Lo scienziato russo Anatoly Bruchkov è diventato una cavia umana per testare l'efficacia di batteri vecchi di 3,5 milioni di anni. Gli scienziati lo hanno testato su topi e cellule del sangue umano, ma questo non era sufficiente per Bruchkov, che ha deciso di iniettarsi i microbi e vedere che succede. Risultato? Ho iniziato a lavorare più a lungo e non ho mai avuto un'influenza negli ultimi 2 anni, assicura a The Siberian Times. Insomma, da qualsiasi punto di vista si guarda questo batterio, le sue sperimentazioni hanno prodotto risultati non definitivi, ma sicuramente molto incoraggianti. Ripercorriamo dunque la storia di questa scoperta. Nel 2009, lo scienziato russo Anatoly Bruchkov scopre il Bacillus F, un batterio capace di avere un ruolo chiave per la longevità e fertilità biologica. Poi, fino al 2015, sono stati eseguiti seri esperimenti scientifici su animali, dando risultati molto incoraggianti, a tal punto che lo stesso Anatoly decise di iniettarselo autonomamente nel proprio corpo, ottenendo anche in questo caso dei risultati positivi. E poi? Poi, come spesso succede in questi casi, accadde il silenzio più totale e il menefreghismo più cinico da parte della grande medicina accademica. Nessuno ha mai più considerato gli studi e le ricerche di Anatoly per portare questo batterio su scala industriale, creando medicinali che forse avrebbero migliorato la vita di molte persone. Qui la domanda è molto semplice. Perché? Come mai tutto questo disinteresse ufficiale? È lo stesso Anatoly Bruchkov, che ricordiamo è un vero scienziato accademico, a motivare l'importanza di queste sperimentazioni. Le cellule umane non sono in grado di proteggersi dai danni. Questi batteri sì. Scoprire il meccanismo che li regola sarebbe fantastico. Significherebbe trovare la via per combattere l'invecchiamento. Ora abbiamo la chiave per comprendere tutto questo. Batteri antichi trovati in un ambiente estremo e antico. Qualcuno però potrebbe avere dubbi e sostenere: ma per fare queste cose servono un sacco di ricerche e studi scientifici a riguardo, e se poi questo batterio si dovesse rivelare inutile, significa che è stato solo una gran perdita di tempo. Certo, magari il Bacillus F potrebbe benissimo non dare risultati positivi o addirittura rivelarsi pericoloso, ma questo non significa che allora la medicina accademica debba per forza ignorare le ricerche preliminari fatte da Anatoly Bruchkov. Perché il problema principale non sta nel possibile fallimento delle ricerche, ma bensì nel totale disinteresse nei progressi di un batterio che potrebbe davvero cambiare la vita di molte persone. Dato la posta in palio e i promettenti progressi ottenuti con la sperimentazione sugli animali e della popolazione locale, in un mondo normale ci dovrebbe essere una gara a chi riesce a trasformare questo batterio in una possibile cura. Invece è successo esattamente il contrario. Proprio sul più bello, proprio quando uno scienziato ha ottenuto dati preliminari promettenti, ecco che casca il silenzio mediatico e accademico più totale. Ancora al giorno d'oggi, nessuna ricerca scientifica seria è stata mai fatta per confermare o smentire le ricerche di Anatoly Bruchkov. Quindi la domanda finale è: perché nessuno ha voluto compiere ulteriori progressi? Forse perché il mondo avrebbe finalmente ottenuto il fatidico elisir di lunga vita ad un basso costo? E quindi qualcuno di importante smetterebbe di guadagnare? A voi la risposta. Grazie per la visione. Se il video ti è piaciuto e l'hai trovato interessante, ti invito a lasciare un like e di iscriverti al canale, in modo da non perdere i nuovi video in arrivo. Un saluto e ci vediamo al prossimo video.